dove stava lì? Ma risciava, mi venite troppo forte! Troppo forte! Che stava là? Cazzo, lì dei pallini, non mi vuoi dire! Ma tennis! Ma quale tennis? Ah, sto facendo il provo per aprire, vado a fermare la macchina ad essere elegante, Autovelox, adesso parliamo con la persona che ci potrà veramente parlare bene di questo Autovelox. No. Chiamiamo Cigione, no. Ma perché dovrei parlarne io di questo spettacolo? Scusi, perché è il maresciallo, il più alto in grado, ma questo non significa che sono il più intelligente. Alto solo di grado. Praticamente è uno spettacolo che racconti il dramma di questo maresciallo che si trova a fare un posto di blocco con due brigadieri e un applauso. Ma che fai a mirare a così? Ma ci ruotate lì, ho visto che le ruotate lì, ma che te le ruote? Non so perché mai. E chi ci ha la e devo spingere la mano, la gente mi ha tutta la ruota. Mi ha la macchina a mano. Perché secondo te combinata così non la fai una figura di merda, no? Perché quello sto pure così. Maresciallo, posso mettere pure io così? No! Non sei quelli cattivi, sempre lascio mettere, non lo guardate? Si è appuntato, bello, tu bravo! La macchina in due cannetti, in due anni, non la fa tanzia, ma mettere in macchina nascosta. Dal mio punto di vista, tutto quello che è l'altro lato, quello che gli automobilisti non conoscono, esatto, perché è visto dal punto di vista dei carabinieri, che stanno sulla Basentana, che tu conosci bene. Come no? Perché tu ci hai fatto nottata in Coppa Basentana. Senza benzina in Coppa Basentana. Mai! Perché non ci stanno... ci hai rimesso in Coppa Basentana. Mai! Però come, mi aiuti? Sì, allora, questo è il tuo punto di vista. Il mio punto di vista invece è il dramma di un appuntato che non va a fare vacanze perché quindi c'è usta da fare sto posto in blocco, diciamo, per l'autovelox sempre sulla Basentana. Ma voglio aprire che battamai, no? No, ma che sono fatto? Voglio vedere, non te la prego. Così l'appuntato è suo brigadino, aprire che battamai. Io se da se c'è tutto. Quindi è tutto, ma lo piano. Non si sono, non si sono. Ma capiamo. Ma voglio che mi apparire. Che apparire, che apparire. Ma non stavo a intervenire. Chi sta a pigliare mai? Guardate che sta. Buono. Che sei tutto un maresciallo, buono. 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 In altre volte, buono. Ma con l'ombo due, sai. Ma con l'ombo due, sai. Ma Brigadier, dove la maresciallo va là? Era un momentino, va bene uguale. Quindi c'è la usta. Vediamo il maresciallo, che dice? Lo dica lì, maresciallo. Lui ci prova a cambiare il posto di blocco in un picnic ferragostano con brindisi, bottiglie di vino e roba da mangiare. Ci prova, non diciamo se ci riesce o no, però almeno ci prova, cerca di dare un po' di... Perché il lavoro va bene, però anche il divertimento, 15 agosto si festeggia, la gente sta male e anche i carabinieri hanno il diritto di festeggiare. Sono cagliato! Hai visto dire quanti anni? Andrea quanti anni da una faccia? Scusami, ma che stai piangendo? Ma che ridi? Ma no, stai piangendo fuori. Ma si canti? Ha chiamato mia moglie! No, già, non si potrà muovere! Ma non è una è stato veramente esaustivo. I due brigadieri battono il maresciallo sotto tutti. Poi bisogna aggiungere che non siamo solo noi in compagnia, ci sono tante altre donne che sì. Magari. Siamo solo noi proprio. Tutte una malinconia terribile, siamo tre uomini che ho passato pacca. Mamma mia, che 15 agosto, proprio. 15 agosto, poi immaginavo solo, no, guarda che solitudine, mamma. A Basentana, con l'ingonia. Ma tua moglie, non ho capito, ti hai chiamato, ma adesso dove sta? Sta a mare uno, amici. E tu che ho cane a battere in non tengo un cane. Non serve un cane, capito? No, tu vedi, mia moglie sta a mare con un'amica. E lei ci risponde, mi devo cane battendo in montagna. Ah, lei capito. Non tengo un cane. Non serve un cane. No, è una battuta di
fanarsate, no? Ah! Hai capito? Fanarsate! Ma che sta a fare con un amico, mi gioca a battere in mano! Hai capito? Sorrisa! Ma se voglio ci ti scherzo in tavola! Vabbè, esagerato, ma è troppo! No! Molto gente! Ma tu sorrisi, ma aspettavo, non è che mi aspettavo questo divertimento! Mi fa piacere che ti diverti, che dai c'è riso! Ma non tengo qua! Non servo qua! Ma che non passa un po'? Ma tu ci vai quando passa un po'? Ma tu ci vai quando passa un po'? Ma che c'è? Ma tu ci vai quando passa un po'? Mi sa che è slussata, ma fa un po'? No, lascia perdere, lascia perdere la montagna, lascia perdere. Come lascia un po'? Oh, siamo assenti a me, siamo assenti a me. E io a cui sono assenti? Cancella file. Cancella? File. E chi ti è? Diciamo c'è un messaggio importante, quindi salutiamo e ringraziamo sempre le forze dell'ordine. I carabinieri, infatti questo spettacolo alla fine c'è una bella, un bel finale che, dove insomma l'arma dei carabinieri va rispettata, la teniamo in grande considerazione ed è giusto che sia così. Deve essere sempre così, caro Mario, perché le istituzioni vanno rispettate, ci tutelano, quindi viva l'istituzione. Perché mo se roba uno scooter qua fuori è ruolo. È suo. I carabinieri. Quindi, appunto, maresciallo, i carabinieri servono. Questa non è Pasquetta, ma fu picnic. Ma chi c'è perca? Ma chi c'è perca? Ma chi c'è perca? Ma chi c'è perca? Questa è Robby Capaianca, ma chi c'è? A Zeckbook, ma chi c'è? Fino, no, passiamo in servizio. Ma se è poco ci tu sapevi con me, poco ci sapevi. Assaggio solo, solo sapore. Tu ho assaggiato la città potente, ma chi c'è? E la cavona, poveri, poveri ci con me, poveri ci con me, no, poveri ci con me. No, me no. Scusami, ma me no, grazie. Che succede? Non ci sono la testa, è buona, eh? Che oggi è stato la testa. Ma visto che è buono, dice, dai, è buono. No, non posso. Ma perché? Ma che è successo? Ma ha chiamato mia moglie. Nonno, ma dice, la gente mangia bene, oggi parla, non so poi. È sempre la stessa cosa. E dai, è buono. Che c'è fa? E dai, dammi spiega. Adesso mi ha fatto di segnare, tutti quanti noi, te l'abbiamo in caserma. Tutti con tua moglie abbiamo avuto. Io no, io no. Non parlato, lui mi è stato cazzo, non è stato maresciallo. A me non piace un animale, c'è pizzano. No, è metaforico, è metaforico. Voglio dire, tu non sai io quante volte ho parlato con tuo moglie. E se la ricetta è chiacchierata, non c'è. Maresci, hai visto in rame, a stretto. Ma che è sul muro? Abbiamo parlato da vicino e ho capito che non è una donna adatta a te, uomo, che tu devi scegliere lo suo, io voglio bene, ma non puoi vivere così, che do io so che cosa, voglio che questa piazza a te, oh lascia, oh, oh, te la vedi a gandietta, ma tu non saprà scadere, arrivati, mamma, e ti voglio bene, buono, stanno a sentire, vai, no, non posso, raggiungi, no, 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 ma perché tua moglie adesso sta? Sta a mare con una miscia. Io guardo te di montagna. No! Hai fatto nuova! La battuta! Ma la battuta è in mezzo! Hai fatto nuova! Dai, t'amici ci sono! Ma che te vuoi? Ma ci non c'è niente, un esce... Muovo un di chiacchierare con la scena. E su fatto. Si trasuma, noi già prima si parlava, ma il tuo maresciallo. Ma perché succede stasera? C'è un problema. Non faccio niente. Vieni a me, vieni a me. Non tengo qua. Non mi trovo. Che c'è sei qua? Vuoi tu che tu fai da qua? No, no. Ehi, di nessuno che fa capire la cosa. Aspetta, buona. Senti, buona, hai capito una cosa? Però tu mi hai detto, mia moglie sta male di un'amica. Un'amica. E io ho detto, tu voglio cane, batte di foda. E per fare la battuta, hai capito? Senti, capito? Ma non ti ecco, va! No, ma non ci vuoi cane! Non ci vuoi cane! Allora, sta sempre... Sento su lì, sento! Guarda, no! Tu devi fare la rasata, porca miseria! E dai! No, l'ha capito, finalmente! No, no, no! Questa non è... No, no, non è... Che c'è? Ma che sta le un brigadiere non riesce a te in gamba! No, hai capito? Hai capito? Un cane! A me sono! Brutta coma! Ma che ha fatto il suo cane? Ma che ha fatto il suo cane?
parlo con lei, perché la persona in questo momento è quella molto più leggero lo spettacolo che l'intervista. No, mi faccia tenere Richard vicino a me, no, vede, è molto più leggero lo spettacolo che l'intervista in sé, diciamo. Ma ringrazio, faticosissimo, veramente bellissime, leggere proprio. Oh, la ringrafide, io la ringrazio di questa considerazione. Vorrei solo dire una cosa, non vi preoccupate, lo spettacolo non è così pesante. Dai, io sono merito nessuno. Per la pubblicità. Com'è? Pubblicità, dopo autostop. Pubblicità. Alza autovelox. Casa di Napoli. Però andiamo. Il prossimo spettacolo autostop. Pure è bello però. Ciao Weekend Dance. Weekendino.